Benvenuti alla puntata numero 10 di Motor News. Vedete che Serena non è con noi perché era impegnata. Dopo anche tante puntate che abbiamo fatto in esterno, torniamo in studio con una puntata prettamente sportiva, perché infatti abbiamo da presentarvi diverse vetture sportive. Cominciamo subito con la prima. Si tratta di una vettura spagnola che è la GTA Spano. La supersportiva è stata disegnata da Cento Pallardo ed è stata equipaggiata con un motore V10 derivato dalla Dodge Viper da 8.300 cm3 e 780 cavalli, che nella versione alimentata a bioetanolo salgono a 840. La coppia massima è di 920 Nm, il cambio è manuale sequenziale a 7 marce oppure quello automatico sequenziale con leve sul volante e trazione posteriore. La vettura, secondo i dati dichiarati dal costruttore, raggiunge una velocità superiore ai 350 km all'ora e per acquistarla non basta soltanto avere la possibilità di firmare un assegno di oltre 780.000 euro, ma anche riuscire ad essere tra i primi 99 al mondo, perché la vettura verrà prodotta soltanto in 99 esemplari. E voi avete visto intanto le foto di questa nuova vettura spagnola. Adesso passiamo a un'altra vettura sportiva, ma della casa automobilistica di Ingolstadt, Audi, perché forte dei successi ottenuti nei più prestigiosi campionati internazionali, Audi, a testimonianza dell'importante ruolo svolto dal motorsport come banco di prova per lo sviluppo di nuove tecnologie e nuovi modelli, ha deciso di completare il proprio programma sportivo sviluppando una vettura da competizione secondo le specifiche dei campionati FIA GT3 e rendendola disponibile in via esclusiva ai team privati. Partendo dalla base della supersportiva stradale R8 5.2 FSI 4 ed in seguito alle numerose richieste successive alla presentazione di questo affascinante modello, la Audi ha dato via alla R8 LMS. La Audi R8 LMS è spinta da un motore da 5,2 litri V10 derivato dall'unità di normale produzione. Collocato in posizione centrale longitudinale davanti all'asse posteriore, è dotato di due alberi a camme in testa per bancata e di distribuzione a quattro valvole per cilindro. Costruito per larga parte in alluminio, è alimentato da un sistema di iniezione diretta FSI specificamente sviluppato per le competizioni. I numerosi test cui è stato sottoposto dall'Audi Motorsport hanno confermato che il sistema di lubrificazione a carter secco di serie è perfetto per l'uso agonistico, garantendo la necessaria lubrificazione anche in presenza di elevate forze centrifughe. Le principali differenze rispetto al motore di serie si concentrano negli accessori e negli elementi secondari che sono stati eliminati quando non necessari. L'impianto di scarico è stato completamente rivisto in chiave sportiva e, anche se non specificato dal regolamento FIA GT3, la Audi ha deciso di installare due catalizzatori sportivi. Ciononostante, con oltre 500 cavalli e una coppia massima superiore ai 500 Nm, il V10 della R8 LMS è uno dei più potenti dell'intera categoria GT3. Quest'auto ha debuttato a Vallelunga nella prima gara del campionato italiano. Dopo un terzo e sesto posto in qualifica, la R8 LMS si è presentata domenica sulla griglia di partenza, pronta per lottare contro gli agguerriti avversari e con ben 1.370 kg di peso minimo, secondo quanto stabilito dalla FIA a livello internazionale. La gara di domenica mattina, la prima delle due previste nella giornata, è iniziata subito con la safety car in pista per quasi 10 minuti. Guido Capello, partito con il terzo tempo, ha visto in tal modo dimezzarsi il suo turno di guida, fino al momento del cambio pilota obbligatorio, previsto tra il 20° e il 30° minuto di gara, quando ha ceduto il volante della vettura a Sanna in quarta posizione. Vista la pioggia, si è deciso di fare un cambio di gomme, ma il tempo restante a disposizione non è stato sufficiente per consentire una buona rimonta e quindi la prima gara si è chiusa con un quinto posto. Non semplice è stata anche la seconda gara, che si è svolta quasi completamente sotto una fitta pioggia, rendendo la pista molto difficile.
Dopo il pit stop, che ha visto Sanna passare il testimone a Capello in terza posizione, è uscita nuovamente la safety car, penalizzando in questo modo la performance di Dindo Capello. Nonostante le avversità, Capello ha recuperato una posizione concludendo la gara dietro la Ferrari 430 di Stefano Livio e posizionandosi prima della Porsche di Gianluca De Lorenzi. Nella seconda gara di Magione, l'Audi R8 LMS è anche salita sul podio, confermando le proprie potenzialità, ottenendo un identico risultato anche nella seconda manche di gara sull'autodromo dell'Umbria. Risolti i problemi di elettronica che hanno costretto i piloti ad accontentarsi del settimo posto nella prima delle due corse in programma, Dindo Capello e Giorgio Sanna si sono resi protagonisti di una gara impegnativa recuperando posizioni sui diretti avversari, in una manche in cui non sono mancati gli imprevisti di natura tecnica. Giorgio Sanna, al via della quarta corsa del campionato italiano GT3 2009, ha guadagnato subito due posti rispetto al settimo piazzamento in griglia in cui si era qualificato, portando la R8 LMS alle spalle della Porsche Carrera S di Borghi De Lorenzi. Ricevuta dal compagno di squadra, la R8 LMS in quarta posizione, Capello ha rimontato un paio di avversari ed è riuscito a conservare la piazza d'onore fino al traguardo nonostante, a 5 minuti dalla fine, sia stato costretto a un pit stop extra per cambiare la gomma posteriore sinistra danneggiata. E continuando a parlare di casa Audi, vediamo il primo servizio di questa puntata numero 10 di Motor News con i due modelli TT Cabrio e TT Roadster. Vediamo.